Cari amici che seguite granmichiere.eu, bentrovati. Iniziamo questo 2018 con un nuovo approfondimento di granmichiere.eu ospita per la città di Gran Michele e lo iniziamo nel migliore dei modi accogliendo presso questo studio la splendida Melissa Blasco. Ciao Melissa e bentrovata. Ciao. Melissa è oggi qui con noi per parlarci di diverse iniziative che la vedono protagonista. Prima fra tutte è la presentazione del suo ultimissimo libro, Tra le onde del mare, che avverrà il 13 gennaio alle ore 18 presso il Centro Giovanile. Di che cosa tratta quindi questo libro, Melissa? Allora, Tra le onde del mare è una raccolta di poesie che ho deciso di pubblicare dopo un periodo in cui mi sono dilettata, ecco, a scrivere, in cui ho avuto questa grande ispirazione. Bene, ed cosa ti ha spinto ad raccogliere tutte queste poesie in questo libro? Diciamo che sono stata sempre un amante della scrittura. Io scrivo da quando ero proprio ragazzina, da adolescente, ecco, un po' come fanno tutte le adolescenti con il famoso diario, dove appuntavo un po' spezzoni di vita, sogni, desideri, frustrazioni, periodi belli, periodi brutti. E devo dire che però da quel periodo diciamo che tutto non è rimasto fermo a un diario. È partito poi con un concorso di poesia dove all'epoca c'era nella giuria Tina Mammana, dove io ho preso proprio il secondo posto, sono arrivata seconda a questo concorso. E proprio in questo concorso lei mi ha spinto tantissimo a scrivere e mi ha detto che dovevo proprio scrivere un romanzo, me l'avrebbe presentato lei. Poi negli anni ho intrapreso, ecco, questa attività, però poi purtroppo non ho potuto dare questa soddisfazione perché lei è venuta a mancare. E ricordo sempre le sue parole quando mi stimolava, ecco, a fare questo genere di attività. E un po' è a lei che voglio dedicare tutto il mio percorso, ecco, perché devo dire grazie a lei. Poi ci sono state tante altre persone pure che mi hanno spinto a farlo, perché nel mondo della scuola capita che ti confronti anche con dei colleghi, delle colleghe, e leggendo quello che io scrivevo anche loro mi hanno spinto a intraprendere, ecco, questa attività, e da lì poi è partito tutto. È partito Iris, che è stato il mio primo romanzo, e poi altri libri come Autumn Blank, che è una raccolta di poesie. Però non sono solo io ad averlo scritto, siamo in sei gli autori e abbiamo partecipato con alcune poesie, 15 mi pare ciascuno, non ricordo bene. Invece adesso Tra le onde del mare è un libro interamente mio di poesie, ecco. Bene, quindi hai deciso proprio di liberare tutte queste emozioni e di regalarle a coloro appunto che vogliono leggere non soltanto appunto Tra le onde del mare, ma anche quelli che sono stati gli altri libri di cui tu sei autrice. Chi ti accompagnerà durante questa presentazione del libro? Non sarai sola, immagino. No, sarà una serata un po' particolare. Cercheremo di, anche perché quando poi vai a presentare un libro di poesie è una presentazione un po' diversa, perché la poesia rispetto al romanzo ha bisogno di più emozioni, ha bisogno, ecco, di passare da canali diversi, per cui ci saranno delle sorprese durante la serata. E la presentazione la curerà Natascia Palermo con l'associazione Trischele. Perché ho scelto Natascia? Perché inizialmente nel primo libro che ho pubblicato è stata lei a scegliere me, e da lì è partita una grande amicizia, per cui ho sempre avuto il desiderio di averla accanto, di averla vicino come amica e anche come associazione. Tutto qua.
Bene, però oltre ad essere appunto una scrittrice, cara Melissa, stai portando avanti da un paio di mesi a questa parte un ambizioso progetto. Occhiolà Incanto. Cos'è Occhiolà Incanto e soprattutto a chi è rivolto? Allora, Occhiolà Incanto. Occhiolà Incanto è un progetto che, un po' come tutti i progetti, non nascono dall'oggi al domani. È un progetto che è partito con me in sottofondo, l'avevo meditato da tanti anni. Ho sempre fatto la mia esperienza a livello di canto corale, di musica in chiesa, musica sacra, e da questo punto di vista ho voluto intraprendere questo nuovo percorso, però distaccando un po' il discorso dalla musica sacra. Ecco, Occhiolà Incanto va a prendere buona parte di musica profana e folcloristica. Cosa dire su Occhiolà A Incanto? chi C'è rivolgi appunto questo? Allora, Occhiolà Incanto intanto è nato da un mio momento un po' particolare. Mi sono trovata proprio tra le terre di Occhiolà in un determinato momento della mia vita. Ho fatto una passeggiata e mi sono trovata un po' presa così da questa ispirazione, perché così come da Occhiolà è rinato un paese, Gran Michele, da delle rovine, anche come dire, da delle esperienze musicali mie passate, ho voluto far rinascere questo progetto in quanto vorrei, come dire, offrire al paese una realtà musicale, di incontro sociale, ecco, che abbia delle fondamenta e che possa un attimino andarsi a ricollegare con le origini, quindi anche con Occhiolà, quindi vogliamo un attimino riprendere dei canti medievali o se non troviamo del materiale proprio che risale dalla nostra Occhiolà, sicuramente abbiamo dei testi e con la collaborazione di alcuni colleghi possiamo anche crearle noi, delle musiche. Diventa sicuramente un progetto ambizioso, però abbiamo sicuramente un grande desiderio di formare questo gruppo. Poi Occhiolà Incanto non è solo questo. Occhiolà Incanto è anche musica propedeutica per i bambini, infatti abbiamo il coro dei bambini, abbiamo la musica in culla per i piccolissimi, per i 3-4 anni. Quindi Occhiolà Incanto è vista anche come realtà sociale di aggregazione giovani. Io credo molto nei giovani, non è vero che i giovani non vogliono far nulla, i giovani hanno bisogno di stimoli. Io per quello che posso voglio offrire la mia competenza musicale e quindi fare qualcosa, ecco, per la comunità. Perché una comunità, come ho detto al concerto, una comunità che si spende per i giovani, una comunità che crea benessere tra i giovani. Io dal mio punto di vista musicale do il mio contributo, spero che tanti facciano questo, ciascuno con le loro competenze, perché quello che oggi, come dire, diamo alla comunità, domani la comunità lo rimette in circolo, quindi si crea una situazione, come dire, di benessere per tutti, ecco. Come fare per contattarti e per entrare a far parte di questo splendido progetto? Beh, oggi penso che è molto facile il contatto perché tramite Facebook, tramite i social, tramite voi o comunque io abito a Gran Michele, quindi chiunque mi conosce, in ogni caso la sede del nostro coro è Via Roma 96. Ci riuniamo spesso il venerdì sera, quindi chi vuole può raggiungermi tranquillamente. Ecco,
facilmente, ecco, raggiungibili. E poi un'altra cosa ci tenevo a dire. Sì. Occhiola Incanto fa parte di un progetto più grande, perché l'associazione si chiama Musicarte, è in via di costituzione, e diciamo che l'obiettivo è anche quello di portare a Gran Michele la musicoterapia per i disabili, per tutte le persone che hanno bisogno di fare riabilitazione e per tutte le persone che vogliono abbandonare delle timidezze personali, perché la musicoterapia racchiude tante problematiche, per cui se riusciamo c'è questo grande progetto che speriamo in futuro si possa realizzare. Pablo Picasso, a proposito dell'arte, infatti diceva che l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata dalla vita di tutti i giorni. Cos'è per te l'arte e la musica, che è una delle tante sfumature dell'arte? Allora, io dico sempre che l'artista non è una persona serena e tranquilla, nel senso che è come se vivesse su un doppio canale. L'artista è quello che vive la vita quotidiana di tutti i giorni. Io sono una donna, quindi faccio la casalinga, faccio la maestra e faccio l'artista. Per fare l'artista devi vivere una vita parallela, nel senso che già fin dagli anni di studio ti confrontavi con questa doppia realtà, perché devi fare le cose normali e poi le cose eccezionali. Fare l'artista è vivere l'arte. Cos'è l'arte? L'arte è quella cosa che ti senti dentro, che ti esplode in un certo momento e che usi i canali della musica, della pittura, della danza, del canto, qualsiasi cosa, ecco, racchiuda l'arte, diventa liberatorio. Per cui se riesci a canalizzare questa energia, questa forza, sei una persona fortunata. Se ti avvicini all'arte lo sei ancora di più, perché con l'arte c'è tutto da guadagnare e niente da perdere, ecco. Io ringrazio Melissa per essere stata appunto qui con noi. Grazie a voi. Ricordiamo gli appuntamenti, quindi abbiamo il 13 gennaio alle ore 18 presso il centro giovanile la presentazione dell'ultimo libro di poesie di Melissa Blasco, Tra le ombre del mare, e poi questo ambizioso progetto Occhiolà Incanto, dentro appunto Musicarte, quest'altra grande appunto associazione che vi aspetta per farvi travolgere appunto dalla musica. Ringrazio tutti coloro per averci appunto seguiti e vi diamo appuntamento prestissimo con un nuovo approfondimento sulla città di Gran Michele.